È stato rinnovato a Milano il protocollo d'intesa FIPE e donne imprenditrici con la Polizia di Stato. Bar, ristoranti, locali saranno così presidio di legalità contro ogni violenza di genere attraverso una app, YouPol, per segnalare gli episodi criminali. Locali, bar e ristoranti come sentinelle in città, con il supporto della tecnologia digitale per poter aiutare le donne in difficoltà. È questo l'obiettivo del rinnovato protocollo d'intesa della campagna Sicurezza Vera, tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, FIPE e Confcommercio, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi e il gruppo Donne Imprenditrici di FIPE. Quest'anno la campagna Sicurezza Vera, in fase sperimentale, raggiungerà 20 città. Nel 2023 a regime sarà 36. Al centro della campagna la prevenzione attraverso una rete territoriale con iniziative di formazione e informazione per accrescere il livello di sicurezza delle donne. Pubblici esercizi, ovvero bar, ristoranti, discoteche, locali, come presidi di legalità contro la violenza di genere. Quel luogo non è solo un fatturato, non è solo un'impresa, ma è un luogo di unione, di ospitalità, di persone, di comunità, e quindi è proprio quello il sul quale poggiare iniziative e progettualità di questo tipo, perché si può assolutamente osservare, si può accogliere, si può essere portatori di cultura, quella che io definisco equilibrata. Noi crediamo molto in questo progetto, anche perché siamo donne imprenditrici anche noi che lavoriamo, e abbiamo voluto metterci a disposizione della polizia per dare un supporto, per monitorare il territorio, per contribuire a segnalare episodi, a dare un aiuto a chi vediamo in difficoltà, a chi possiamo aiutare. Oltretutto il pubblico esercizio, per morfologia di attività, è un luogo dove le persone si incontrano, e quindi possiamo essere maggiormente di aiuto per affrontare questo problema. E lo fa attraverso una app, YouPol, che permetterà di segnalare nelle sale operative delle questure episodi di violenza, precedendo il messaggio inviato con la dicitura FIPE per garantire l'immediata riconoscibilità della segnalazione e poter consentire interventi mirati e tempestivi. Diversi attori della sicurezza, non solo la sicurezza pubblica tecnica, cioè le forze dell'ordine e gli attori pubblici della sicurezza, ma anche altri attori come può essere la FIPE, che in qualche modo collaborano per sensibilizzare, formare, informare e quindi sostanzialmente dare una mano sul campo appunto della prevenzione, perché la partita contro la violenza di genere si gioca decisamente sulla prevenzione. Quando arriviamo, dopo che la vittima è stata, come dire, colpita, è stata attinta, abbiamo perso. Ognuno di noi deve assumersi il suo ruolo, le forze dell'ordine fanno evidentemente l'attività di presidio e di polizia, le attività insomma economiche, devono anche riuscire a fare quel salto di qualità, non solo portatori di interessi di parte o economici, ma anche portatori di vere e proprie responsabilità sociali sui temi dell'alcol, sui temi della violenza delle donne, sui temi insomma collegati a quello che è il nostro ruolo, rapporto con i fenomeni sociali.